sette volte avanti se funziona. Non si sente? Si sente. Proviamo, vediamo se. Se si sente male con l'ultima. Buonasera a tutti, sono Cristian Casili, un agronomo, vengo da Nardò in provincia di Lecce. Da anni, prima ancora che facessi l'attivista del Movimento 5 Stelle, mi sono speso per la lotta sui nostri territori. Ho lottato contro le centrali a biogas, contro le centrali a biomasse e alcune lotte hanno portato anche al blocco e alla chiusura di alcune di queste centrali, ricordo quella di Galatone in provincia di Lecce. Ricordavamo alcuni punti. Tra i sette punti, sicuramente i punti focali, i punti importanti dove noi ci batteremo, dove noi proporremo tutte le nostre forze in campo, sicuramente il punto più importante è il fiscal compact, un punto che vede l'Italia vessata nei prossimi vent'anni. L'attuale rapporto debito-PIL ci vede attestati al 133%, quasi al 133%, l'Unione Europea ci dice di portare quel rapporto nei prossimi vent'anni al 60%, ciò andrà ad influire per 40-50 miliardi di euro ogni anno sulle nostre politiche, sulle politiche sociali, sulle politiche di sviluppo, sui pensionati, sul welfare, sulle politiche turistiche, sulle politiche agricole. Quindi evidentemente questo trattato intergovernativo voluto dalla destra e dalla sinistra ci porterà a seri problemi nei prossimi anni. Saremo ancora di più vessati da ulteriori tasse e da ulteriore austerity. Poi ricordo anche l'adozione, noi vogliamo l'adozione degli Eurobond, e cioè cosa vuol dire? Questi titoli, il debito deve essere in una comunità, il debito dovrebbe essere condiviso. La Merkel non lo vuole evidentemente, la Merkel ha tutto l'interesse di non volere gli Eurobond, ma stati come i famosi PIGS, cioè i paesi porci così ci chiamano, come l'Italia, il Portogallo, la Grecia e quant'altro, potrebbero, in base anche a un altro punto, quello dell'alleanza tra i paesi del Mediterraneo, essere talmente così coesi e così forti da portare al successo, cioè all'adozione di questi Eurobond che potrebbero risolvere molti problemi, e non lo diciamo noi ma lo dicono anche tanti economisti che oggi si susseguono sulle televisioni anche in virtù delle nuove statistiche di voto che ci vedono il secondo partito, ma noi, così come è successo nelle politiche, siamo attualmente il primo partito in Italia. Io ho iniziato insieme a loro, siamo il 17 della circoscrizione meridionale, a percorrere in largo e in lungo tutto il territorio pugliese e anche fuori regione. La nostra campagna elettorale ce la stiamo pagando con i soldi nostri. Non c'è nessun imprenditore che ci tira la giacchetta perché ci danno i soldi o perché ci stanno sovvenzionando la campagna elettorale, ma la stiamo facendo con le nostre risorse economiche. Quindi capite bene che siamo dei cittadini e saremo dei cittadini che andremo in Europa liberi da coloro che oggi fanno e impongono l'agenda politica ai nostri politici di destra e di sinistra, proprio perché sovvenzionati e proprio perché finanziati costantemente e continuamente sia a destra che a sinistra. Da agronomo, da professionista che si è sempre speso per le battaglie per la nostra agricoltura, andrò in Europa e in Europa si deve andare per difendere le nostre produzioni, per le nostre tipicità, il nostro turismo, i nostri assetti paesaggistici. Questo è un territorio, quello di Fasano, è un territorio strepitoso da un punto di vista paesaggistico. Badate bene che nell'ultimo periodo è stato firmato uno scellerato accordo con UE Marocco, cioè l'Unione Europea ha firmato, sottoscritto questo accordo, soprattutto dal Partito Democratico, si è firmato questo accordo tra l'Unione Europea e il Marocco. Questo accordo porterà la nostra agricoltura e la salute dei nostri territori, le economie sociali e quant'altro di nuovo a un ulteriore declino. Questo accordo prevede l'introduzione in Italia di prodotto
extra UE, quindi di prodotto marocchino, che non rispetta i limiti di legge, soprattutto per il quantitativo di alcuni pesticidi e per il soprattutto costo del lavoro, che in quei territori è evidentemente non competitivo rispetto al nostro. Quindi ulteriormente con questo accordo è stato posto un punto centrale per le nostre economie, cioè noi nei prossimi anni saremo letteralmente surclassati da prodotti che arriveranno da fuori, prodotti che vedranno i nostri agricoltori ancora non competitivi. Ma voglio ricordare anche quello che non si è fatto e quello che si farà nel momento in cui andremo in Europa. Oggi e ancora tuttora il nostro ex ministro Paolo De Castro, oggi europarlamentare uscente, non ha fatto nulla per l'etichettatura e per la tracciabilità. Ancora oggi importiamo olio rettificato e deodorato dai paesi extra UE, che viene a mescolarsi con i nostri oli extravergini, procurando nocumento a tutte le economie dei nostri territori. Ma voglio ricordare ancora altro: l'egemonia dei paesi del nord Europa, in primis Germania e Olanda, con i sottoprodotti lattiero-caseari che arrivano proprio da quei territori, vengono qui a essere poi a inficiare la qualità dei nostri prodotti e a portarli appunto con una competitività che non è quella che avremmo se potessero questi stessi prodotti essere salvaguardati da forme di governo differenti. Ma non finisce qui. Noi eravamo tutti quanti, voi sapete, le persone più grandi, la Puglia era il granaio d'Europa, eravamo la prima regione produttrice di grano. Oggi, dalle mie parti si dice a tutti cornuti e cacciati di casa, oggi arriva grano da Canada in primis, che praticamente va a contrastare tutti gli assetti agronomici e produttivi dei nostri territori. Grano che è principalmente contaminato da micotossine, e tra le micotossine ricordo le aflatossine. Grano che viene utilizzato dalla nostra industria agroalimentare, ci metto tutte le aziende agroalimentari italiane che utilizzano questo grano, portando danno alla nostra salute, alla salute dei nostri figli. Bene, è ora di dire basta a queste industrie, a queste multinazionali che stanno desertificando e portando i nostri territori alla povertà. Oltre alla sovranità monetaria, vogliono toglierci anche la sovranità alimentare. Vogliono, ed è questo il proposito dei paesi del nord Europa, impoverirci e renderci omogenei, omogenizzare le nostre culture, le nostre identità. Questo è lo scopo. Lo scopo è toglierci lo spirito e l'anima dei nostri luoghi, perché così per loro è più facile ingrassare le loro aziende, le lobby e le agroindustrie del nord Europa. Bene, essendo noi appunto cittadini liberi, andremo lì e sbatteremo le porte in faccia alla Monsanto e alle lobby, alle multinazionali che stanno distruggendo i nostri territori. Ricordo che il problema del glifosato, cioè del Roundup, che viene distribuito nelle nostre campagne e che va a finire nelle acque di falda, inquinando le nostre acque di falda. L'acqua che arriva dal rubinetto non è acqua che arriva soltanto dai bacini come il Pertusillo, ma in larga parte l'acquedotto pugliese preleva l'acqua e munge l'acqua dai pozzi. Quindi l'acqua pubblica per la quale il movimento si è sempre speso è in pericolo. Non solo, ma sono in pericolo i nostri territori, costantemente inquinati dai metalli pesanti di un'agricoltura di tipo intensivo. Metalli pesanti quali il nichel, il cadmio, lo zinco, che vanno a finire all'interno delle nostre colture e poi sulle nostre tavole. Quindi in Europa si andrà per dire basta a tutti coloro che stanno disintegrando e distruggendo la nostra salute. Andremo in Europa finalmente per tracciare le basi di una corretta tracciabilità e di una corretta filiera, perché non è più concepibile che i nostri agricoltori e i nostri produttori siano continuamente vessati da tasse e non solo, da paesi extra UE che non li rendono competitivi. È vero che i mercati e che i trattati prevedono la liberalizzazione degli scambi e delle merci, ma è anche vero
che non è più possibile farci prendere per il culo da coloro che nei paesi extra UE utilizzano fitofarmaci, pesticidi fuori dai limiti di legge, e i nostri agricoltori invece si devono attenere a leggi e discipline differenti da quei paesi, a costi di manodopera differenti da quei paesi. Allora venga mantenuta la liberalizzazione dello scambio di merci, ma anche i paesi extra UE e per la nostra salute devono mantenere i limiti di legge di pesticidi, diserbanti e quant'altro per una corretta gestione dei processi sia produttivi e soprattutto per un rispetto della nostra salute. Un altro punto fondamentale e importante dei 7 punti del nostro programma per l'Europa prevede l'accordo tra i paesi del Mediterraneo, un accordo che ci potrebbe vedere più forti e più competitivi contro l'egemonia e contro questa contro questa forte propensione da parte di questi paesi di sopprimere le nostre economie. Non solo, ma la nostra circoscrizione, parlo in termini di circoscrizione, cioè la Puglia, la Calabria, la Lucania, la Campania, il Molise e l'Abruzzo, possono essere diventare una grande rete competitiva, dove i nostri prodotti, le nostre identità, le nostre culture, il nostro turismo può giocare un ruolo fondamentale per gli assetti paesaggistici ed economici dei nostri territori. Concludo dicendo che la PAC, cioè le politiche agricole comunitarie, al primo e al secondo pilastro, ma soprattutto al secondo pilastro, con il piano di sviluppo rurale 2014-2020, dove sono convogliate la maggior parte delle risorse europee, e dove i nostri cari politici non hanno fatto nulla per farle pervenire, oppure sono arrivate le briciole sui nostri territori perché si mettevano sotto braccio con le agroindustrie del Nord Europa, tutte quelle risorse possono finire in territori come Fasano, in territori come la Puglia, e da Santa Maria di Leuca fino al subappennino d'Auno, ma in tutta questa grande area del Mediterraneo come ve l'ho citata prima, e cambiare gli assetti economici. Parliamo della formazione, della nascita, dello sviluppo di agriturismi, di masserie sociali, di fattorie didattiche, dell'apertura di aziende, di piccole aziende di produzione di prodotti tipici, cioè di un tessuto economico che può svilupparsi in modo pragmatico, senza demagogie e senza populismo, perché molte volte ci dicono che siamo populisti e demagogici. Io non vedo nulla di populista e demagogico quando si va in Europa, si sbattono le porte in faccia a questi signori che fino ad ora hanno visto queste risorse impregnate per il Nord Europa. Ricordiamo anche le famose quote latte. Cosa hanno fatto le quote latte nel Nord Italia? Nel Nord Europa hanno fatto ancora peggio. È arrivata alla fine ed è arrivata l'ora che territori importanti come i nostri possano essere rivalutati e rivitalizzati con una politica che li veda accomunati tra di loro. Grazie e vinciamo noi. Buonasera, io sono Antonella Laricchia da Adelfia in provincia di Bari. Allora, restano pochi punti, come avete visto sono 7. Io dico sempre che la cosa che mi è sempre piaciuta del movimento è che il programma è molto chiaro, perché noi promesse che non possiamo mantenere non ve le faremo mai. Quindi sono 7, per qualcuno è poco, naturalmente anche in Parlamento italiano erano solo 20, ma poi hanno fatto anche molto di più. E di questi 7, appunto, loro vi hanno parlato anche del fiscal compact, degli eurobond, restano pochi, dicevo, da discutere. Per esempio il pareggio di bilancio, che poi fa sempre parte del fiscal compact, ma noi l'abbiamo messo in un altro punto. Che cos'è questo pareggio di bilancio? Sembra una cosa bella, perché è bello rientrare nei conti, è bello che le entrate siano uguali alle uscite alla fine dell'anno, sembra una cosa virtuosa. In realtà, a pensarci bene, esclude totalmente la possibilità che uno Stato possa investire, perché l'investimento ha questo vantaggio, cioè ha questa caratteristica, scusate, non proprio vantaggio, che per un attimo ti fa andare in debito, perché tu appunto stai investendo in quel momento, ma poi più in là, a un certo punto, se l'investimento è fatto bene, a un certo punto tu hai un ritorno. Quindi è scorretto sperare e addirittura mettere in Costituzione, perché noi l'abbiamo messo in Costituzione, il pareggio di bilancio nel giro di un anno. Ricordiamo che questa è un'altra caratteristica
tutta italiana, tutta della classe politica italiana, perché noi non siamo come loro, quindi quando parlano male dell'Italia, quando parlano male del Sud Italia, difendete l'Italia, difendete il Sud Italia, perché è rappresentata da gente sbagliata, ma in realtà l'Italia siamo noi, il Sud Italia siamo noi. Dicevo, cosa hanno fatto questi uomini che ci rappresentano? Gli avevano chiesto preferibilmente di metterlo in Costituzione, ma loro, che voi sapete sono sempre pronti, ligi al dovere, l'hanno immediatamente messa in Costituzione. Quando c'è da fare, esatto, qualcosa che riguarda le loro tasche, perché in qualche modo si accaparrano le benevolenze di una classe politica, di una classe di lobby, i lobby sono i portatori di interessi, cioè gente che va nel Parlamento, va nelle istituzioni e difende gli interessi di qualcuno. Anche noi stiamo incontrando i lobbisti, ma non sono i lobbisti degli OGM, noi stiamo incontrando i piccoli produttori, stiamo incontrando i pescatori, i disoccupati, noi difenderemo quelle lobby. E dovete essere certi che lo faremo, perché ci sono tante regole che ha il Movimento 5 Stelle che lo rende eccezionale, nonostante noi non siamo eccezionali, ma siamo gente normale. Quali sono queste regole? Ne cito una in particolare: se 500 iscritti al blog a un certo punto ritengono che uno di noi non faccia il proprio dovere, lo può segnalare e può iniziare la pratica del recall, che è una pratica che esiste negli Stati Uniti. Avete presente il famoso attore Schwarzenegger, no? Che è governatore. Il precedente governatore è stato richiamato proprio da questa pratica. Allora, 500 del recall, che appunto significa richiamata. Questi 500 iscritti al blog, a cui non piace ciò che facciamo, chiedono con questa pratica che noi siamo richiamati. Poi questa richiesta viene recepita e tutti gli altri iscritti devono votarla. Se l'accettano, noi siamo costretti, non come è successo al Senato, ad andare nel gruppo misto, ma saremo costretti ad andare via, perché se ci viene la geniale idea di non ascoltare la base e di rimanere nel gruppo misto, che in Europa si chiama gruppo dei non iscritti, a quel punto noi dovremmo pagare, perché abbiamo firmato un contratto, una penale di 250.000 euro. Ora, io dico sempre in tutte le agorà che quei soldi non ce li abbiamo, quindi non ci sogneremo minimamente di rimanere lì, state tranquilli, ce ne andremo subito, appena non vi piace ciò che facciamo. Oltre al pareggio di bilancio, un altro aspetto poi molto simile in fondo è il limite del 3% del rapporto deficit-PIL. Anche lì è sempre un blocco agli investimenti che a noi giovani, fidate, ci riguarda particolarmente, perché in questo momento io mi accorgo che i nostri ragazzi o se ne vanno dall'Italia, oppure se ne vanno al nord Italia, che non è che stiano più tanto meglio adesso, quindi se ne vanno, oppure devono riuscire a inventarsi un lavoro. Ma per inventarsi un lavoro, che poi spesso è appunto un'idea imprenditoriale, quella è l'invenzione ormai, spesso per inventarsi un lavoro appunto hanno bisogno di un finanziamento, hanno bisogno di un inizio. E tutti questi finanziamenti che dovrebbero arrivare dalle istituzioni, dovrebbero arrivare appunto, dovrebbero essere pubblici, quindi dallo Stato, dalle regioni, eccetera, vengono prontamente negati proprio per questi limiti. E guardate che il 3% famoso è un numero che tutti si chiedono: ma da dove se lo sono inventati? Nessuno sa perché 3% e non 4 e non 2. È un mistero, o meglio, si spiega se noi pensiamo alla superficialità con cui fanno certe scelte. Cioè anche la politica comune della pesca, ad esempio, la PAC, viene la politica agricola comune, non viene studiata. Cioè non vi immaginate, gli altri partiti, non vi immaginate persone che ricevono i faldoni su cui devono votare, non immaginate che se li leggano, se li studino, no, non lo fanno, gli viene detto da qualcun altro, vota sì o vota no. Ah, tra l'altro, ora mi viene in mente, un episodio lampante è stato una figuraccia che ha fatto tutta la maggioranza attuale, si vede in un video su YouTube, ora non mi ricordo bene il titolo, forse è Questo errore li seppellirà, una cosa del genere, in cui sapete che è successo? Che la Presidente alla Camera, al Senato, in quel momento ha detto: mettiamo a votazione questo emendamento, il governo è favorevole. Aveva sbagliato, perché il governo in realtà non era favorevole, ma ha detto il governo è favorevole. A quel punto tutti hanno votato sì.
Poi la Presidente si è accorta e gli ha detto no, scusate, il governo è contrario, loro hanno cambiato il voto. Hanno votato no. Cioè, vi rendete conto che se l'avessero studiato, se avessero capito di che diavolo stavano facendo, avrebbero mantenuto un voto, cioè il voto sarebbe stato il loro, invece no, gli viene dato da qualcun altro. A tale proposito, guardate, appunto, quei lobbisti che vi dicevo, questi portatori di interessi, sono fuori da tutte quelle aule. Quando si discute la legge di stabilità, che appunto era l'ex finanziaria, cioè quella che decide un po' il bilancio di tutto l'anno che deve venire, ci sono queste persone che stanno fuori, che circolano in continuazione, che prendono sotto braccio i politici degli altri partiti, perché ai nostri non si avvicina nessuno di questo tipo di persone, e fanno passare le loro idee, fanno passare i loro interessi. E immaginate che noi avremo comunque dei biglietti al mese per far entrare nel Parlamento europeo un cittadino, cioè per far entrare qualcuno. Noi stiamo pensando seriamente, che lo faremo, di far entrare voi. Un po' alla volta noi faremo entrare i cittadini, cioè faremo entrare, a parte chi vorrà portare le proprie idee, quindi produttori, pescatori, ma faremo entrare voi, cioè sarà anche quella la svolta. Non entreranno i soliti che poi chissà che fanno e chissà che vogliono, ma entrerete direttamente voi. A parte che se entriamo noi entrate voi, proprio per tutti quei meccanismi che vi dicevo che ci sono di controllo. Per quanto riguarda poi i punti A, penso di averli finiti alla fine tra noi, penso che siano finiti. Poi magari se ci sono delle domande ce le fate. In generale, se noi non riusciremo a far passare l'abolizione del fiscal compact, l'adozione dell'eurobond, a quel punto chiederemo il referendum sull'euro, per entrare e uscire dall'euro. Questo punto non a caso è passato in ultima, e adesso è diventato il settimo, ad essere primo è diventato il settimo, perché appunto è l'ultima cosa che faremo se non ci dovessero essere concesse certe cose. Anche qui la stampa si diverte, e non solo la stampa, ma tutti i sostenitori dei partiti. Ci dicono che il referendum non si può fare. Non è vero il referendum, perché in Costituzione è previsto solo il referendum abrogativo e in qualche caso, in caso di modifica costituzionale, un referendum appunto di indirizzo. Però questo referendum che andremo a fare noi per entrare e uscire dall'euro non sarebbe di tipo abrogativo, ma sarebbe appunto di tipo consultivo. Allora ci dicono non si può fare, in realtà si può fare, perché è già stato fatto nell'89, quando noi abbiamo chiesto, io avevo 3 anni, quindi hanno chiesto agli altri se volevano o meno dare più potere al Parlamento europeo e dargli anche il potere di scrivere una Costituzione europea. È stato chiesto appunto questo, ma come è stato istituito questo referendum? Facile, con una legge costituzionale pensata ad hoc, cioè io faccio questa legge, istituisco questo referendum solo per questo obiettivo, faccio il referendum e boom, finisce lì. Il punto sapete qual è? Che a me, ecco perché viene anche la rabbia in certi momenti, che quando vogliono far passare le loro porcate, sanno inventarsi qualsiasi cosa. Per esempio, i rimborsi, i finanziamenti elettorali, noi li avevamo aboliti nel 93, ma loro sono riusciti a reintrodurli chiamando dei rimborsi. Una genialata, diciamo, una trovata. E invece, nel momento in cui noi vogliamo far passare un referendum sull'euro, non riescono a pensare a come fare. Cioè, ci dobbiamo pensare noi, perché noi siamo i cittadini. Ripeto, quando andiamo noi, entrate voi, e i cittadini alla fine che cosa hanno di più dei politici? Perché adesso per noi la politica non deve diventare più un mestiere? Perché non abbiamo interessi. Come vi dicevo, questi lobbisti, cioè voi non ci vedrete mai a braccetto con queste persone, non ci vedrete mai a cena, non ci vedrete mai parlare con loro, se non per mandarli magari a quel paese, quello è possibile. E in più abbiamo il limite dei 2 mandati, che è un'altra caratteristica del Movimento 5 Stelle, che a qualcuno fa un po' pensierire, perché dice vabbè, ma se abbiamo il limite dei 2 mandati, cioè dopo 2 mandati noi non possiamo più entrare nelle istituzioni, possiamo sempre rimanere attivisti, possiamo sempre aiutare perché c'è sempre molto da fare, però non possiamo più andare nelle istituzioni. Allora ci dicono, però se ci pensi, con questa regola noi non avremmo più un De Gasperi, non avremmo più un Aldo Moro, non avremmo più un Berlinguer. Il punto è che noi cosa vogliamo dire quando dobbiamo andare oltre? Cioè dobbiamo capire che noi non dovremmo aver bisogno di eroi. Un paese non deve aver bisogno di eroi, ne ha bisogno se c'è qualcun altro che non fa il proprio dovere. Allora con quel limite dei 2 mandati capite bene che noi, una volta che entriamo lì,
ci pensiamo due volte prima di fare una legge, prima di fare una proposta, perché poi quella stessa legge ce la dobbiamo andare a subire noi, perché noi torniamo a casa. Invece gli altri hanno costruito un mondo a sé, vivono in un mondo totalmente loro, fanno delle leggi, non le studiano, non sanno cosa approvano e cosa rifiutano, le fanno per una popolazione che non li riguarda affatto. E lì la differenza, quando dico il Movimento 5 Stelle è fatto di regole eccezionali. Abbiamo capito delle cose molto semplici, che la politica non è un mestiere, che nelle istituzioni dobbiamo entrare in quanto cittadini, ognuno con le proprie competenze, con il proprio impegno, perché poi ci sono tantissimi altri alla base che ci passano del materiale da studiare. È una comunità bellissima questo Movimento 5 Stelle. La gente viene, ti passa il materiale, ti dice guarda c'è questa problematica, puoi fare qualcosa, studia questo. Se facciamo qualche errore, in privato ci avvertono, guarda lì hai scritto un piccolo errore nel post su Facebook. Così noi, quando anche si preoccupano gli altri partiti del fatto che noi incompetenti dovremmo andare lì, mentre loro con le loro competenze hanno fatto tantissimo, quindi noi sfigureremmo nei loro confronti, noi spieghiamo che non siamo affatto soli. Cioè, se voi vedete uno di noi lì, c'è tutta una base dietro che è lì con lui e che lo aiuta da morire. Noi veramente abbiamo le competenze di tutti, vi ascolteremo in continuazione e se non lo facciamo sapete come punirci.